L'area marina protetta di Torre Guaceto è un grande laboratorio per lo studio e la ricerca applicata al mare, lo è da sempre, da quando è stata istituita, ma dopo qualche anno naturalmente si possono esaminare, analizzare, parametrare anche i risultati, finalmente non è più un punto zero, insomma certo. Oggi si può dare un dato su quello che è stato il successo dall'istituzione di questa area marina protetta. Sì. Noi diciamo siamo tra l'altro area speciale di interesse mediterraneo secondo il protocollo di Barcellona e quindi dobbiamo per attività di governance dimostrare l'efficacia della nostra gestione. Da un po' di anni portiamo avanti un'attività di monitoraggio con delle specie indicatrici che ci hanno dimostrato una situazione di luce e ombre, nel senso che la gestione diretta della riserva risulta diciamo promossa in quanto la fauna ittica, che è il nostro indicatore di governance sull'impatto della pesca sia sportiva che professionale, ci indica che la strada che stiamo perseguendo è una strada giusta, i nostri pescatori riescono ad avere delle rendite molto superiori rispetto a quello che c'è all'esterno. Però ci sono delle ombre, perché le aree marine sono degli habitat, degli ambienti aperti all'esterno, le influenze esterne, e quindi anche noi siamo soggetti a una serie diciamo di problemi legati a una diminuzione della biodiversità. Si è dovuto regolamentare anche quella che è la fruizione, una fruizione necessaria se vogliamo, no? Oggi parlare di chiusura totale non ha forse più senso. Questa è stata una delle nostre sfide più grandi, con la nascita dell'ente gestore noi siamo arrivati a gestire un'area in cui i turisti parcheggiavano a 5 metri dalla costa. I primi tempi i turisti non capivano diciamo, le nostre azioni, che sono state quelle di spostare le aree parcheggio a 500-600 metri dalla costa e tra virgolette costringerli a prendere diciamo, dei piccoli mezzi di trasporto. Adesso invece la cosa è molto gradita. È stato organizzato a terra, c'è un consorzio oggi che regola in qualche modo e gestisce questa AMP, sono state organizzate a terra anche una serie di itinerari possibili. Abbiamo individuato delle aree dove i turisti possono tranquillamente avere un contatto diretto con la natura senza impattarla in maniera negativa. Anche utilizzando mezzi particolari come la bicicletta per esempio. Sì, noi abbiamo appunto in questi punti dove loro devono lasciare la macchina, loro possono noleggiare la bicicletta, molti di loro vengono già attrezzati con la bicicletta e possono tranquillamente fruire la riserva. Poi ci sono i centri visite, naturalmente tutto quello che è l'accoglienza a terra, i servizi che il consorzio offre. In grande sintesi, molto rapidamente, ricordiamo i numeri di questa AMP, ricordiamo le zone quindi e che cosa si può e cosa non si deve fare. Sì, l'area marina protetta di Torre Guaceto non è un'area marina di grande estensione, sono 2200 ettari per 8 km di costa, in cui ci sono due zone A, dove si può soltanto svolgere attività di ricerca e di snorkeling con guida. Quindi vietata la navigazione, vietato l'ancoraggio, vietata la balneazione. Esatto. E il prelievo. Esatto. Una zona B dove invece si può svolgere l'attività di balneazione ed una zona C in cui oltre alle attività prima dette si può effettuare l'attività di immersioni con guide e navigazione soltanto a vela e a remi. È previsto anche l'ancoraggio a un campo boe di questi mezzi. Insomma, rispetto per l'ambiente, da quando si entra in questa casa della natura che è questa area marina protetta.